Un gatto! Dobbiamo prendere un gatto, un altro Junior! No! Una gallina! Che costa $10! Ok, le voglio fare una proposta. Questo, raga, è solo per Ronaldo. Signore, le vorrei chiedere quanto costa il cane? Glielo vorrei comprare. Oddio, e che sono per me $2000? Raga, niente! Oh, mio Dio, Ronaldo si compra i cani degli altri! Deciderete voi il nome di questo cane? Con il commento più spolliciato. Ma Ronaldo Junior, guarda un po' chi c'è dietro di te. Soltanto come un pazzo, sapevo che sarebbe stata la cosa più bella. Ciao a tutti, pagliacci e pagliacce, qua è il vostro Megozzo e benvenuti tutti quanti in questo nuovissimo video della vita reale da calciatore. Allora ragazzi, fino ad ora sul canale di Blasting Gaming abbiamo visto qualche pazzia di Ronaldo Junior, ma come ho già detto, ci sono video che purtroppo sul mio canale non trovano posto e che trovate qui, quindi ci tengo a precisare ragazzi che non sono video copiati, presi dal mio canale o che mi stanno copiando, che un socio, non lo so, perché ho letto dei commenti stranissimi, per cui ci tengo a dirvi che sono veramente io e che sono video che io do al canale di Blastim e che Blastim carica su questo canale, quindi potete stare tranquilli che non è copiato niente, non è rubato niente, tutto il resto, anzi, è una semplice collaborazione. Perché, come detto, ci sono dei video che sul mio canale non trovano posto e vengono caricati qui, come video speciali sulle pazzie di Ronaldo Junior e altri video particolari che col tempo vedrete man mano a mano. In questo video, ragazzi, purtroppo Ronaldo Junior ha una spiacevole, anzi, più che incontro, possiamo dire una spiacevole disgrazia, perché il suo cane è morto e Cristiano Ronaldo, ragazzi, cercherà in tutti i modi di renderlo un po' più felice, perché ragazzi, non è che le cose possono andare sempre bene, ci sono anche degli alti e bassi ogni tanto. Per cui, se volete altri video della vita reale da calciatore da bambino, mi raccomando, un bel mi piace al video, iscrivetevi al canale di Blastim Gaming, che è importantissimo, quindi mi raccomando, fatelo, perché se vi iscrivete arriveranno altri video, per cui mi raccomando, ve lo dice il vostro negozio, fatelo. Benissimo, ci siamo, siamo il grande CR7, questo è il primo video della vita reale da calciatore che postiamo sul canale di Blastim, perché ovviamente, oh scusami signora guardia, perché ragazzi finora avevamo passato quello di Ronaldo Junior e questo è il primo, quindi ragazzi mi raccomando, partiamo subito con un bel mi piace a bomba ed iscrivetevi al canale che è molto importante per far arrivare gli altri video, quindi mi raccomando ragazzi che ci tengo particolarmente. Ragazzi, purtroppo, come vi avevo già menzionato, c'è il povero Ronaldo Junior che è veramente veramente triste, perché come sapete, vi ho anche detto nella intro, il nostro cane è morto perché avevamo due cani, un husky, questo qui che si chiama Omega Junior, si chiama come me, grande! Dai, facciamo seri perché dobbiamo essere seri. E c'era un altro cane che era un Rottweiler che si chiamava Dylan. Soltanto che ragazzi, il povero Dylan l'avevamo comprato che era già abbastanza vecchiotto, aveva già 8 anni e purtroppo poverino ha fatto il suo ciclo di vita ed è morto. Ronaldo Junior non smette di stare vicino al suo cane, quest'altro, perché questo ha paura di perderlo, ma ragazzi questo qua l'abbiamo, manco un anno è passato che ce l'abbiamo, per cui ragazzi diciamo che mi dispiace per come si sente Ronaldo Junior, perché anche in fondo, perché in fondo anche Ronaldo Junior ha dei sentimenti ragazzi, qui c'è mia moglie che sta cercando in tutti i modi di, non so, di consolarlo, però ragazzi avevo intenzione di comprargli un nuovo cane, esattamente, non so che razza potrebbe piacergli, ma comprare un altro Rottweiler sarebbe un po' dannoso come cosa, perché magari gli ricorderei troppo il suo vecchio cane, perché sono salito sul tavolo, ma quando sono trasgri, mamma mia, scendi Ronaldo. Ok, per cui ragazzi ora ci dirigiamo un attimo in macchina, andiamo un attimo al concessionario, no, abituato troppe volte a prendere macchine raga, andiamo al veterinario, vediamo che cani c'ha disponibili e gliene compriamo uno, anche perché ragazzi mi dispiace vedere mio figlio così, non ci rimane tanto tempo, quindi sbrighiamoci, andiamo con la nostra super Bugatti che è una bomba sinceramente, a questo negozio, a questo benedettissimo veterinario, magari c'è un cane nuovo per Ronaldo Junior, vediamo un po' se riusciamo a farlo contento, quindi mettiamo subito il segnalino che si trova qui, quindi non è manco lontanissimo da casa, vedete raga? Questo è l'Animal Hark, ovvero sarebbe anche il pet shop, sono 4,5 km, beh ragazzi ci arriveremo in poco tempo. Oddio, stavo per fare un incidente, sorpassi in curva Ronaldo però non li fa, eh. Raga, che si fanno male. Dai, ok, qui sì, ecco, qua è più veloce. E comunque, raga, la Bugatti ha un'accelerazione, è una figaggine tale da poter fare i sorpassi anche in curva e soprattutto anche quando passano le altre macchine nell'altra corsia. Ok, comunque ci vediamo lì non appena arriviamo. Vediamo che cane scegliere.
Speriamo che ci sia una vasta gamma, perché povero Ronaldo Junior, mi dispiace vederlo triste. E sapete che se Ronaldo Junior è triste, raga, niente pazzie, non ci divertiamo. Ok ragazzi, siamo arrivati al negozio di animali. Speriamo di trovare qualcosa che faccia al caso di Ronaldo Junior. Più che altro perché poi chi se lo sente, raga, sarà depresso, poi voi non vi divertite, non mi diverto. E Cristiano Ronaldo, raga, dobbiamo dirlo, cosa sarebbe Ronaldo senza suo figlio? Nessuno. Quindi ragazzi, entriamo, vediamo che cosa c'hanno. Ok, allora, ci sta facendo vedere il commesso che c'è. Un gatto, dobbiamo prendere un gatto, Ronaldo Junior, no! Una gallina, che costa $10! Ok, raga, tipo, con tutti i soldi che c'ho Ronaldo, possiamo comprare, non so, 1 miliardo di galline e fare il peggio business. Eccezionale, vabbè ragazzi, adesso seriamente parlando, l'husky ce l'ha già, il labrador retriever a me non piace tantissimo, questo è un cane da donna, il pug, ragazzi, il carlino no, il rottweiler è uguale a Dylan, ragazzi, no. Lo Shepherd non mi piace, questo cane è troppo brutto. Chi si comprerebbe un leone di montagna come animale domestico? E soprattutto un coyote che ti sbrana vivo. Niente ragazzi, a quanto pare non ci sono cani che mi piacciono, anche perché Ronaldo Junior... A Ronaldo Junior, ragazzi, piacevano degli altri cani. Niente, commesso, lasci stare, guardi tranquillo. Ok ragazzi, è andata male. Guardate ragazzi, sono veramente disperato, perché non immaginavo non potessi trovare niente, eh? Avrei potuto trovare qualsiasi gatto, animale, cane, scimmia, cavallo. No, niente, non c'è l'animale che volevo. Perché ragazzi, in effetti ci sarebbe un cane che voleva Ronaldo Junior, ma non ce l'hanno qui, porca miseria. Niente ragazzi, mi sa che mi toccherà tornare a casa e convincere Ronaldo Junior a divertirsi insieme a me giocando a qualche altra cosa alla PlayStation. Tra l'altro sono anche reidratato, quindi è ora di andare a casa. Oh! Aspettate, oddio, di chi è sto cane? Mi scusi signore, è suo il cane? Oh, c'è un bellissimo cane. Ok ragazzi, se gli occhi non mi ingannano, è un bellissimo pitbull con gli occhi azzurri. Oddio, ma è bellissimo. Signore, ascolti, le voglio fare una proposta. Questo raga è solo per Ronaldo. Signore, le vorrei chiedere, quanto costa il cane? Glielo vorrei comprare. Lo so, sono Ronaldo, guardi, c'è mio figlio che vuole il cane. Possiamo trattare. Ragazzi, sto tentando di spiegare al signore qui che vorrei comprare il suo cane. Capisco che il cane, ragazzi, ha un valore affettivo, ma questo qui, ragazzi, dice che non vuole venderlo il cane. Ma guardi che le posso offrire quanto vuole, eh? Ho tanti soldi. Dice che accetterebbe soltanto se gli dessimo $2000. Oddio, e che sono per me $2000? Raga, niente! Oh, ma giù, Ronaldo, si compra i cani degli altri? Cosa? Ronaldo, dagli sti soldi per favore, pigliati sto pitbull, dai, che tra l'altro, raga, mi piace un botto anche a me, guardate, è stupendo, bellissimo, bellissimo, proprio bello. No, ora ce lo compriamo sicuro. Guardi, siccome vado di fretta, le lascio i soldi e se la vede lei, le lascio pure quello che vuole. Non ci credo ragazzi, ci siamo appena comprati il pitbull, il ragazzo è andato via in macchina con quella macchina lì. E infatti guardate sulla mappa, raga, compare come puntino blu, infatti adesso ci segue perché è il nostro cane. E ce la siamo comprati, cioè ragazzi, in realtà è il cane di Ronaldo Junior. Ora il problema è, ragazzi, come faccio a metterlo nella Bugatti? Se questo cane, perché comunque ha... è aggressivo come cane. Ragazzi, se prova, se mi raschia la macchina. Ah, e vabbè, dai, devo rischiare. Senti, piccolino, è per mio figlio, quindi lo dobbiamo fare. Ragazzi, guardate, è bellissimo. Mettetegli un mi piace, è stupendo. È un pitbull bellissimo. Cioè, solitamente i pitbull sono aggressivi e brutti, ma questo è proprio figo. Ok ragazzi, siamo tornati a casa, ho portato il bellissimo cane di cui ovviamente Ronaldo Junior deciderà il nome. Anzi, facciamo una cosa ragazzi, deciderete voi il nome di questo cane con il commento più spolliciato. Quindi il commento più spolliciato, raga, avrà il nome il cane. Quindi mi raccomando, dipende tutto quanto da voi. Sbizzarritevi, ovviamente nomi belli, eh. Ok ragazzi, prima di mostrarlo a Ronaldo Junior sarebbe ora di bere qualcosa, se no moriamo deidratati. Ragazzi, penso sia ora di mostrare a Ronaldo Junior che poverino non si è mosso dalla sedia. Cioè non si è mosso da qua, dove sta la sedia? La sedia non c'è. Ronaldo Junior, ho una sorpresa per te. Ronaldo Junior, so che è difficile affrontare la morte di un cane, perché raga, chi ha un cane sa che è il suo migliore amico più di un'altra persona. Ma Ronaldo Junior, guarda un po' chi c'è dietro di te. Girati Jasmine, guarda anche tu. Ah, guardate le facce che faranno adesso, raga. Oddio ragazzi, è la scena più bella del mondo. Non ho mai visto mio figlio felice così. Ronaldo Junior ha appena visto il suo nuovo cane. Guardate, stai esultando come un pazzo. Sapevo che sarebbe stata la cosa più bella regalargliene un altro per superare la morte del vecchio, anche se non è il massimo. Però vabbè, infatti come vedete Omega Junior, ovvero l'husky ragazzi, sta già facendo conoscenza
con il pitbull. Vi ricordo che il nome di questo cane, ragazzi, uscirete voi nei commenti, per cui sbizzarriti, vi trovate il nome più bello, anche perché come vedete Ronaldo Junior è abbastanza fit e Jasmine non capisco che stia facendo. A quanto sembra anche a Jasmine piace molto il cane, infatti ragazzi penso che gli piaccia proprio il pitbull come razza, perché prima avevamo un Rottweiler e un Husky. Guardate ragazzi, ma siamo bellissimi, siamo una famiglia modello, siamo io, CR7, mia moglie Jasmine, Ronaldo Junior e i due cani. Ah, che figo, siamo proprio belli, ok. Bene ragazzi, direi che ci stava questa cosa per il piccolo Ronaldo Junior, perché era triste e lo vedevamo tutti giù. Quindi se il video vi è piaciuto, mi raccomando, un bel pollicione in su, perché è importante che mettiate mi piace, perché ragazzi, se non mettete mi piace e non vi iscrivete, non arrivano altri video. Quindi mi raccomando, un bel pollicione per il supporto, iscrivetevi al canale di Blasting Gaming e soprattutto nei commenti, perché ve l'ho chiesto raga, il nome di questo bellissimo cane, quale dovrà essere, lo scegliete voi. Sì, quindi sbizzarritevi come vi pare. Ronaldo Junior è felice raga? Felici? Non lo so, ditemelo anche voi se vi è piaciuto anche il video. E sempre nei commenti, se volete, potete dare consigli per qualche altro video che vorreste vedere. Per questo video è tutto ragazzi, Cristiano Ronaldo vi saluta, vi saluto anche io. Grazie a tutti per la visione raga, e speriamo di aver fatto felice Ronaldo Junior. Qui è Megozzo, pagliacci e pagliacci, ci becchiamo alla prossima. Ciao.